L'intervento di liposuzione serve per rimodellare il profilo corporeo quando ci troviamo di fronte a delle alterazioni del profilo causate da un accumulo adiposo localizzato. È importante far capire ai pazienti che non è possibile eseguire delle liposuzioni circonferenziali, ma soltanto localizzate nei punti in cui il profilo viene deformato dal cuscinetto adiposo. L'intervento si esegue con degli strumenti stretti e lunghi, detti cannule, che vengono introdotte attraverso delle piccole incisioni nelle aree da trattare. Attraverso il movimento della cannula il grasso viene frammentato e aspirato e il profilo viene in questo modo rimodellato. Non tutte le aree del corpo sono ideali per essere sottoposte a questo tipo di trattamento. Esistono alcune zone che con lo svuotamento del tessuto adiposo possono avere una ptosi, una discesa, e quindi creare poi delle irregolarità del profilo. E quindi è molto importante capire bene qual è l'indicazione, perché a volte la liposuzione, o anche detta liposcultura, va associata alla rimozione dell'eventuale eccesso cutaneo che si crea dopo lo svuotamento. Le zone che si giovano maggiormente di questo tipo di trattamento sono la parte esterna alta delle cosce, la zona dell'interno ginocchio e tutta la cintura addominale, fianchi, maniglie dell'amore e l'addome, diciamo la regione sovrapubica. Sono le zone dove normalmente c'è una alta frequenza di cuscinetti adiposi e sono zone che normalmente retraggono in maniera ideale per poter dare un profilo il più omogeneo e regolare possibile. Mediamente, nella mia esperienza, i pazienti recuperano molto rapidamente, al contrario di alcuni altri interventi di chirurgia estetica. E contrariamente a quello che si crede, nella media, già dopo 3-4 giorni, quasi tutti i pazienti riescono a riprendere al lavoro. Ovviamente, comunque, con delle guaine compressive, con delle medicazioni, delle fasciature. Però è possibile riprendere rapidamente le proprie attività. Nella liposuzione il risultato definitivo, come nella maggior parte degli interventi estetici, tarda a farsi vedere. Peggiora nelle settimane successive per via del gonfiore che aumenta. Per vedere il risultato definitivo è necessario attendere almeno 4-5 mesi. Uno dei vantaggi della liposuzione è che i cuscinetti adiposi rimossi non possono più riformarsi, perché le cellule adipose, essendo cellule terminali, sono in un numero finito. Per cui una volta che uno ha rimosso chirurgicamente quel tot di numero di cellule adipose, il patrimonio complessivo di cellule si riduce in maniera definitiva. Molti pazienti, quando vengono a fare la prima visita, hanno paura della liposuzione, perché purtroppo questo tipo di intervento è salito agli onori della cronaca più volte per delle complicanze più o meno gravi che hanno colpito anche persone in vista. È un intervento che, se eseguito in pazienti in ottima salute, le cui analisi hanno dimostrato non esserci alcun tipo di patologia in atto, e se viene effettuato nelle strutture idonee, seguendo i protocolli e gli standard oggi previsti, è assolutamente sicuro e ha un tasso di complicanze bassissimo.